E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vedete qua un pacchettino, però non c'entra con quello che vi voglio dire, ma vi spiegherò magari dopo di quello che si tratterà questo pacchettino. Oggi vi voglio parlare un po' del futuro, tra virgolette, futuro del canale e diciamo soprattutto dei viaggi che ho intenzione di fare a breve. E magari ritrovi che mi piacerebbe anche fare con voi magari una piccola mototendata dove avere pochi di voi, visto quelli magari che sono più interessati, siamo massimo una decina, quindi potrebbe andar bene ritrovarsi magari, non so, dico sul Passo Gavia o a Bormio per poi fare il giorno dopo lo Stelvio, visto che a fine giugno vorrei fare lo Stelvio in Vespa, come già da un po' che sto progettando, e appunto vorrei ritrovarmi magari anche con qualcuno di voi se vuole unirsi. Ovviamente sarà una girata a passo Vespa, quindi arriveremo massimo a 60 all'ora, però se voi volete andare più forte non ci sarà problema. Ci vediamo magari al passo. E niente, invece come viaggio estivo, allora sono riuscito a prenotare il vaccino per il 26 giugno e sarà appunto in tempo per essere coperto per le ultime 2 settimane di luglio, visto che poi il richiamo dovrei averlo dal 1° agosto al 7 agosto, quindi dovrei riuscire a fare le 2 settimane di ferie tranquillamente. E appunto penso che essendo a posto col vaccino, dovrei riuscire a andare anche a Capo Nord. Quindi adesso mi informerò bene su quello che sarà anche il Green Pass, che dovrà uscire dal 1° luglio. Comunque poi guarderemo un po' l'evolversi della situazione. Preparerò anche comunque un piano B, che se non andrò a Capo Nord penso che andrò comunque in Grecia, non facendo tutto il giro, ma magari prendendo il traghetto da Ancona e andando direttamente in Grecia. Sono un po' le due opzioni, ovvero piano A, che è quello che da un po' che ho in mente di fare, Capo Nord, e diciamo piano B e piano di scorta, di riserva, ovvero andare in Grecia andando col traghetto e facendo un po' un giro lì in Grecia, visto che comunque dovrebbe essere una bella meta per noi motociclisti anche la Grecia. Un'altra cosa che mi piacerebbe portare nel canale, adesso sto anche valutando, magari ditemi un po' voi se vi piacerebbe questa cosa. Mi piacerebbe, mi sto valutando se cambiare il nome addirittura al canale, passarlo a mio nome, nome e cognome, per riuscire magari a portare più contenuti, oltre comunque viaggi in moto e a tutte le cose che riguarderanno la moto, che resterà comunque l'argomento principale del canale. Mi piacerebbe anche iniziare a portare qualcosa, magari a livello di bici, mountain bike, tutte quelle cose lì, visto che mi sto un po' appassionando e mi piacerebbe magari fare qualche, durante l'anno, fare qualche viaggettino, diciamo tra virgolette, viaggettino anche in bici. Non ho ancora deciso. Infatti vorrei anche un vostro parere. Commentate qua sotto su cosa pensate. Cambiare il nome da il motociclista solitario al mio nome e cognome, oppure restare il motociclista solitario, ma fare il moto
barrettina ciclista solitario, quindi motociclista, per avere una doppia, diciamo, strada e potervi portare, diciamo, un po' più di contenuti e poter variare un po' quello che è anche i contenuti del canale. Quindi ragazzi, ditemi cosa pensate qua sotto, e per quello che appunto vorrei fare anche in bicicletta, visto che comunque sto uscendo spesso in bicicletta in settimana dopo il lavoro per un po' fare un po' di allenamenti e così, ho preso un paio di cose per, diciamo, progetti un po' futuri e eccetera, e sono queste due cose. Allora, uno è una borsa da manubrio da bikepacking, diciamo, una borsa da manubrio appunto con gli attacchi, con l'aggancio rapido, diciamo, che si attacca addirittura. Qua c'è il sistema di aggancio che andrà agganciato al nostro manubrio della bici con le varie viti e tutto, andrà sul nostro manubrio e la borsa andrà attaccata qua in questa maniera qua, credo, o così, ok, così, tac, vedete, molto, penso che sia molto più comoda rispetto a quelle che si legano, perché comunque avete qualcosa di fisso e poi comunque è anche molto molto comoda da togliere e da mettere, e penso che sia anche un po' più stabile e sicura. Comunque poi mi sembra anche fatta molto bene questa cosa qua. Qua mi sa che abbiamo delle cose di riserva, delle bello. Ok, devo dire, una bella borsa da poter mettere appunto davanti, si può mettere, non so, i documenti oppure fotocamere, quelle cose lì. E un'altra cosa che ho preso, visto che le mie che avevo erano un po' vecchiotte, ho preso un paio di scarpe da mountain bike, marca Luck, non è Luck, non è la Look quella dei pedali, ma quella famosa, ma è un'altra Look. Però la scarpa mi sembra davvero molto buona. E niente, andrò qua sotto a metterci le tacchette che metto solitamente per la mountain bike, e via con e niente, questo piccolo unboxing appunto, che sarà per cose che mi serviranno comunque, per magari fare qualche viaggettino anche in mountain bike o comunque in bici, quando ci sarà l'opportunità anche di fare qualche cosa in bici. E niente ragazzi, appunto, io spero che questo video vi sia interessato, un video un po' così per parlare dei progetti futuri. Comunque spero che magari in qualche uscita domenicale di potervi vedere, potervi incontrare. Vi ricordo ancora ragazzi di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto, commentate quanto volete. E grazie ancora a tutti quelli che mi seguono sempre, e ciao ciao.